La Green Week delle Venezia è il primo grande evento dedicato alla sostenibilità. In occasione proprio di questa iniziativa, venerdì 24 maggio a Cadei Cararesi a Treviso si è svolto il convegno internazionale incentrato sulla gestione sostenibile dei rifiuti e promosso da Contarina S.p.A., società d'eccellenza mondiale nel settore che gestisce ormai 49 comuni. Il convegno che abbiamo organizzato oggi è proprio non solo per celebrare il lavoro svolto da Contarina in partenariato con i comuni che gestiamo, ma anche per cercare di trovare uno sviluppo in Italia per la gestione dei rifiuti che sia più rispettosa delle situazioni che si stanno venendo a creare e del futuro del pianeta. Rifiuti, da spreco a risorsa, questo l'incipit del meeting. È una risorsa, perché se pensiamo a tutto quello che gettiamo e che può essere recuperato, è indubbio che noi abbiamo un compito fondamentale nel valorizzare quello che ogni giorno portiamo nelle nostre tavole, tutti gli imballaggi che ogni giorno utilizziamo per vestire al meglio i nostri rifiuti, e quindi recuperare tutto quello che è possibile recuperare. Questo è un grande valore. Importante capire le buone pratiche messe in atto per tutelare il territorio. Anche in Veneto sono tante le realtà virtuose, eccellenze e strategie da raccontare. Con la tariffa puntuale noi abbiamo responsabilizzato ogni singola famiglia e ogni singola azienda. Per far questo abbiamo investito molto in comunicazione, e la tariffa puntuale, quindi chi più inquina più paga, ha fatto raggiungere i risultati che ci invidiano in tutta Europa. Cosa si può fare per migliorare l'uso consapevole e sostenibile delle risorse? Zero per i rifiuti, così come zero si può porre l'obiettivo per le malattie, per la denutrizione e la fame nel mondo. Anche per i rifiuti ci si deve porre il problema di portarli tendenzialmente a zero, cioè trasformarli tutti in risorse, ed è il titolo del nostro convegno, da rifiuto a risorse. Tra 10 anni potremo vedere forse quel risultato che oggi speriamo. Paul Connett, teorico americano e fondatore del movimento Zero Waste, ha messo a confronto le più interessanti pratiche di gestione dei rifiuti messe in campo a livello internazionale ed è arrivato a concludere che the key now for everybody is to combine community responsibility. Per migliorare ancora bisogna sapere finalmente combinare la responsabilità delle comunità locali, che già può coprire i passaggi della riduzione, riuso e riciclo, incluso il compostaggio, con la responsabilità industriale, che deve prendersi la responsabilità della riprogettazione del sistema industriale, evitando di produrre beni e merci che non sono riutilizzabili, riciclabili o compostabili. Il tutto deve partire da una solida educazione al riciclo.